pomeriggio cari iscritti, oggi qui per voi c'è Zodiac a commentare e vi sto commentando un nuclear fatto da JTF Aimbot in 115 secondi sulla mappa Raid, un po' insolita in quanto di solito magari siete abituati a vedere questi tipi di nuclear su mappe come Hijacked e Nuketown, in quanto è più facile chiudere i nemici sullo spawn, ma comunque grazie a un buon aiuto della squadra Aimbot è riuscito a gestire bene lo spawn e a realizzare questo nuclear davvero in modo veloce. Oggi sono qui per dirvi e ringraziare soprattutto The Chrome Arts, il nostro grafico, in quanto ci ha fornito di un nuovo BG sotto le mie, diciamo, puntigliose indicazioni. È stato davvero molto bravo e io lo ringrazio e vi invito, anzi vi obbligo, a passare dal suo canale che trovate in descrizione. Ragazzi, è davvero un ragazzo d'oro che ci aiuta quasi sempre, quindi cioè iscrivetevi al suo canale, fatemi questo favore. In più volevo anche ringraziare Joshua, è l'altro grafico, quello che fa tutte le miniature che vedete sui nostri video. Come sapete abbiamo due grafici, Chrome Arts che si occupa di quello che è intro, BG e cose del genere, e invece Joshua ci fa tutte le miniature dei video, e quindi un ringraziamento anche a lui, che però non ha un canale di YouTube in quanto è un mio amico e lo sento così via Skype. E in questo commentary volevo cogliere anche l'occasione per dirvi che è fondamentale, ragazzi, che passate anche dalla pagina Facebook che trovate in descrizione, non vi costa niente, è mettere un mi piace e rimanere in contatto con noi, alla fine ci si scambia idee, opinioni e sapete sempre quando noi carichiamo video, se abbiamo dei problemi e cose del genere, quindi fatelo. E allora ragazzi, qua sta giungendo al termine il gameplay, vi ricordo di lasciare un mi piace e un commento, perché adesso su YouTube è davvero fondamentale, per favore un mi piace. Bella a tutti ragazzi, qui da Zodiac e da tutto il JTF Clan. Non ti piace il JTF? Figa. Ti ammazzati. Figa, sparati. Quando arrivo devi farmi passare.